In materia di elettrificazione, quella di Ford è un'offerta a 360 gradi. Per Calistino sono presenti tutte le tecnologie oggi disponibili sul mercato, dall'ibrido di tipo mild hybrid alle auto 100% elettriche. Attualmente le Ford elettrificate sono 7, le più compatte Fiesta e Puma, le medie Focus e Kuga e infine le più grandi Mondeo ed Explorer, con la Mustang Mach-E che rappresenta la ciliegina sulla torta di un'offerta completa. La tecnologia mild hybrid è quella più frequente all'interno della gamma Ford, abbinata al motore 3 cilindri 1000 EcoBoost, la cui applicazione è assolutamente trasversale. Lo possiamo trovare infatti sotto il cofano della Fiesta, della Puma e della Focus, mentre sulla Kuga la tecnologia mild hybrid è applicata ad un 2000 4 cilindri da 150 cavalli. Questo genere di tecnologia non richiede di cambiare le proprie abitudini di utilizzo dell'auto, ma solo di modificare leggermente lo stile di guida, cercando per esempio di sollevare il piede dall'acceleratore in anticipo rispetto ad un successivo utilizzo dei freni. Inoltre, anche le mild hybrid sono omologate come ibride sul libretto, con vantaggi in termini fiscali e di agevolazioni locali alla circolazione. Riconoscere le Ford mild hybrid è semplice, perché il motore viene denominato EcoBoost Hybrid. Le Ford ibride di tipo full hybrid, cioè la Kuga e la Mondeo, sono molto adatte per chi utilizza l'auto soprattutto in città. In questo scenario, infatti, il sistema ibrido riesce a dare il meglio di sé, sfruttando le decelerazioni per accumulare energia cinetica che viene poi restituita in fase di partenza, quando il motore termico consuma di più. Entrambe le versioni sono identificate dal termine hybrid e anche in questo caso gli unici aggiornamenti richiesti alla quotidianità dell'utente sono quelli che riguardano lo stile di guida, che deve diventare ancora più preventivo rispetto alle mild hybrid. Il pedale del freno, ad esempio, spesso si usa prima, con una pressione costante per un tempo prolungato, massimizzando così la rigenerazione dell'energia. La prima architettura full hybrid sviluppata da Ford è quella della Mondeo, basata su un 2000 benzina con due motori elettrici, per un totale di 187 cavalli di potenza. La seconda è quella della Kuga, che invece utilizza un 2,5 litri a ciclo Atkinson per una potenza totale di 190 cavalli. A differenza delle tecnologie di cui abbiamo parlato finora, l'utilizzo quotidiano di un'ibrida plug-in presuppone un cambiamento del proprio stile di vita. L'ideale sarebbe avere a disposizione per qualche ora durante la giornata, che sia nella propria abitazione o sul posto di lavoro, un garage o un'area di parcheggio dotata di una presa elettrica. In questo modo, nel giro di 4-5 ore gli accumulatori presenti nella vettura si ricaricano al 100% e la macchina può essere usata come un'elettrica per una distanza che può arrivare fino a 68 km nel caso della Kuga e fino a 42 nel caso dell'Explorer. In altre parole, nella maggior parte dei casi il tragitto quotidiano può essere coperto senza mai accendere il motore termico. Ma, al contrario, quando la batteria è scarica, il peso aggiuntivo degli accumulatori si fa sentire sui consumi. Per questo è molto importante gestire al meglio tutte le situazioni, scegliendo se usare l'auto solo in elettrico, se lasciarle la gestione totale dei due motori, se forzare l'utilizzo di quella a benzina per conservare l'energia elettrica, per esempio per un successivo ingresso in una ZTL, o addirittura se chiedere al termico di ricaricare le batterie. Nel caso della Kuga, la potenza sarà 225 cavalli e secondo i dati dichiarati si possono percorrere 56 km a zero emissioni oppure 68 se si guida solo in città. L'altra ibrida plug-in della gamma Ford arriva direttamente dagli Stati Uniti. È la mastodontica Explorer, che sotto il cofano ha un 3000 V6 turbo e un motore elettrico per una potenza totale di 457 cavalli. In questo caso i chilometri percorribili in elettrico, secondo i dati dichiarati, sono 42. A livello massimo di elettrificazione c'è la Mustang Mach-E, la prima elettrica di nuova generazione firmata Ford, che racchiude le prestazioni di una sportiva in una carrozzeria da crossover, combinandole con le zero emissioni allo scarico. L'autonomia dichiarata raggiunge i 610 km, mentre la potenza massima può arrivare a 351 cavalli. Il fatto che la Mustang Mach-E sia il modello che attualmente esprime il massimo della tecnologia Ford lo si nota dando uno sguardo all'interno, dominato da un display verticale da 15,5 pollici al centro della plancia, dotato dell'ultima generazione dell'infotainment sync. Il software usa l'apprendimento automatico per registrare le preferenze e trasformarle in suggerimenti, si aggiorna over the air ed è sempre connesso al cloud e allo smartphone del proprietario, che peraltro si può usare al posto della chiave. Se lo si dimentica a casa, nessun problema, perché compare un tastierino numerico sul montante e l'auto si apre come una cassaforte. Una volta saliti a bordo, la Mustang imposta in automatico tutte le personalizzazioni, climatizzazione, sedili, illuminazione e altro ancora. A livello di ricarica, Ford ha sviluppato una wall box di tipo proprietario che viene installata a casa da personale convenzionato. C'è poi l'app per smartphone chiamata Ford Pass per verificare ad esempio la percentuale della batteria, programmare le ricariche o gestire la climatizzazione a distanza.
Oltre ad essere tra i marchi fondatori della rete di colonnine Fast Charge Unity, Ford sta collaborando anche con New Motion per realizzare la più grande rete di ricarica pubblica in Europa, a cui tra l'altro è possibile accedere sempre con il proprio telefono per localizzare i punti di ricarica più vicini, per sapere come raggiungerli e per avere una stima dei costi per il rifornimento di energia. A questo punto fateci sapere nei commenti quale Ford elettrificata vi incuriosisce di più. Per maggiori informazioni e per approfondire le caratteristiche delle singole tecnologie potete inoltre navigare sul sito di electricdays.it.